da solo lungo l'autostrada alle prime luci del mattino. A volte spengo anche la radio e lascio il mio cuore incollato al finestrino. Lo so, del mondo e anche del resto. Lo so, che tutto va in rovina. Ma di mattina, quando la gente dorme col suo normale malumore, mi può bastare un niente, forse un piccolo bagliore, un'aria già vissuta, un paesaggio, ma che ne so, e sto bene, io sto bene come uno quando sogna. Non lo so se mi conviene, ma sto bene, che vergogna. Io sto bene, proprio ora, proprio qui. Non è mica colpa mia se mi capita così. È come un'illogica allegria di cui non so il motivo, non so che cosa sia. È come se improvvisamente mi fossi preso il diritto di vivere il presente. Io sto bene, era una illogica allegria, proprio ora, proprio qui. Da solo, lungo l'autostrada, alle prime luci del mattino. Ora è qui. Proprio ora, proprio qui. Un'illogica allegria, qualcosa che arriva forse anche all'improvviso perché riusciamo a gustare quello che di bello c'è in quel momento, forse anche se un piccolo paesaggio mentre guidiamo. Non voglio fare il minimalista perché in realtà ci sono anche cose belle, cose forti nella vita e bisogna gustare anche quelle, però sempre con l'atteggiamento di guardare la realtà e il presente con occhi diversi, per guardare veramente ciò che c'è attorno e che può darci una serenità, una allegria, una felicità in più che non possiamo relegare soltanto appunto in quello che è passato o in quello che è il futuro. E come dice Gaber, prendersi il diritto di vivere il presente. Oh, abbiamo i nostri diritti, anche esatto, quello di vivere il presente, anche nei confronti e del di essere tempo. Felici magari delle piccole cose che ci offre appunto il presente. Esatto, esatto. Ok, quindi. Allora la felicità è anche comunque viaggiare, vero Francesco? La felicità è viaggiare, viaggiare per andare a trovare degli amici che si sposano la settimana prossima, quindi non ci sarò. Anche se cerco di trovare un modo per farmi, per essere comunque ci presente, ci farà una sorpresa quindi attraverso magari fisicamente Francesco cosa, non ci sarà per, quindi anche se non faremo tutta la puntata intera comunque la mia presenza. La cosa interessante è che invece tra 15 giorni sarò ad un convegno nazionale in cui si parlerà anche di counseling e io presenterò l'esperienza che faccio del lavoro con le canzoni, quindi parlerò anche di Radio Orizzonti e di questo tipo di esperienza. Quindi Radio Orizzonti sbarcherà a Torino. Esatto, quindi fondamentalmente tu non sarai presente fisicamente, ecco. Ora vedremo che sorpresa ci farai per 15 giorni, quindi esatto. Lo diciamo agli ascoltatori per informarli di questo. Esatto.
Esatto, però nel frattempo ricordiamo che ognuno di noi può andare sul sito, su YouTube, cercare Francesco Aprile, una musica può fare, o Radio Orizzonti, e dovrebbe trovare le puntate che abbiamo caricato. Abbiamo già caricato la seconda e la terza, caricheremo anche questa, e quindi per riascoltare, magari per riflettere ancora più approfonditamente su questi temi. Esatto. Ricordiamo il tuo blog, sì, dove Counseling e dintorni. Counseling e dintorni, cercate tranquillamente anche su Google e mi trovate. Scrivendo anche Francesco Aprile si trova, sì, perché sì, magari counseling è una parola, sì, un po' particolare. Non è il caso di tradurla, perché diciamo creerebbe un po' di equivoci, quindi si lascia un po' in inglese, anche se effettivamente non è il massimo della comunicabilità. Io so, Francesco, che tu ci vuoi lasciare con un regalo, una meravigliosa canzone di Fossati. Esatto. Che parla appunto del tempo. Un regalo e una risposta. Prima ti devo una risposta a cosa sto aspettando io. Sì. Allora, ah, è vero, avevo dimenticato. Allora, non solo io, ma anche mia moglie stiamo aspettando una bambina, un bambino. Un bambino, una bambina, esatto. Auguri. Quindi, grazie, quindi sarà a maggio, abbiamo ancora qualche mese da aspettare. Oh, abbiamo un bel fiore di maggio che ci aspetta. Vi manterrò informati. Mentre vi lascio questa canzone, che è una bellissima canzone di Fossati, si chiama proprio Guarda Caso C'è Tempo, la ci ascoltiamo come bonus track. È una rivisitazione poetica di un famoso testo biblico, di un brano dell'Ecclesiaste, in cui dice c'è un tempo per e c'è un tempo per. Quindi con questo invito, un invito a riscoprire per tutti il valore del proprio tempo. Quindi buon tempo, buon proprio tempo, anche grazie a Ivano Fossati.